Siamo al calcio, parliamo dell'Alma Juventus Fano che domenica a Matelica ha subito una sconfitta perdendo 2-0 e naturalmente la sconfitta ha un duplice sapore amaro per tifoseria e per società perché con questa sconfitta vengono sorpassati proprio dal Matelica. E in studio abbiamo, come sempre, Sergio Catalani che ci dà qualche delucidazione sulla partita e poi, come di consueto, classifiche e pagelle. Allora, Sergio, questa sera, vediamo che cosa è successo a Matelica, un sapore amaro che è rimasto nella bocca dei tifosi per questa sconfitta. Ma Lino, sì, diciamo che i tifosi, accorsi anche ieri numerosi a Matelica, ci credevano e speravano in tutt'altra prestazione. Dopo un quarto d'ora si era già sul 2-0 per la formazione matelicese, con Esposito, l'ala sinistra biancorossa superstar, che poi vedremo anche nell'occasione del rigore. Una sconfitta brutta, amara, senza discussione. E che è figlia sicuramente di tanti errori societari per un mercato che ancora stenta a decollare, è figlia sicuramente di scelte inopportune e a volte anche scellerate da parte del mister, che si incaponisce a schierare sempre una difesa 3 inadeguata, e anche ieri con Salvato e Marconi completamente in balia di Espoito, che chiaramente aveva un altro passo. E anche il rientro di Torta non è sicuramente stato dei migliori. Una squadra quindi che ha lasciato ben presto il passo al Matelica, che ha dominato in lungo e largo, sfiorando anche il terzo gol. Ora sotto con il derby, domenica prossima c'è la vis al Mancini, e i Panthers si stanno già organizzando e sicuramente faranno come sempre la loro bella figura, a meno loro vincono sempre, come ci tengono spesso a sottolineare. E speriamo che sia veramente una bella giornata di sport e che vinca sicuramente il migliore, e che sugli spalti ci sia veramente sia il pubblico delegato in occasione, ma anche tanta correttezza. Ora andiamo a vedere comunque gli episodi di questa partita con Espoito, che vedete il furetto molisano che si beve tutta la difesa. Marconi, questo è l'episodio del rigore, lo sgambetta, qui c'è poco da dire, vedete il piede sinistro di Alessandro Marconi che proprio non è riuscito a tenerlo, vedete qua, Espoito dopo aver furoreggiato nell'area di rigore granata, da solo contro 4-5 granata che non sono riusciti a tenerlo, va a procacciarsi, cerca solo il rigore, rigore che ottiene il direttore di gara, positiva la sua prestazione ieri, è deciso, ben piazzato e indica il dischetto che poi Espoito trasformerà con freddezza, spiazzando Ginesta che ieri, c'è da dirlo, ha dovuto abbandonare il campo dopo il secondo gol siglato dal Matelica. Vedete ora, intanto questo è il secondo gol con Nodari che perde palla a centrocampo, Pesaresi che mette nel mezzo e il gol di Giovannini. Ma c'è da notare, come vedete qua, Nodari si fa uccellare, tra virgolette, dall'1-2 dei biancorossi, rimane lì fermo. E nonostante cerchi di rientrare, lascia la difesa completamente sguarnita. Quindi un Nodari fuori porta in questa circostanza che lascia la difesa sguarnita. Il diagonale perfetto di Pesaresi, il gol di Leon Giovannini, si era al 15°, quindi un 1-2 tremendo. Vedete Nodari qua che nella circostanza si lascia beffare, veramente opaca e incolore ancora una volta. La prestazione del capitano che poi a fine gara si è rivolto ai tifosi dicendo di stare calmi, di stare tranquilli, che poi nel derby con la Vis ci sarà un altro Fano. Beh, anche qui qualcosa da opinare sicuramente c'è. Andiamo ora intanto a vedere i risultati della 16ª giornata del campionato nazionale dilettanti Serie D Girone F con Matelica che batte appunto l'Alma Juventus Fano per 2-0, quindi Avezzano batte Jesina 5-2, Campobasso batte Folgore Velegra 2-0, Castelfidardo batte Amiternina 1-0, Achieti, San Benedettese batte Chieti 2-1, a Fermo Recanatese batte Fermana 2-0, ad Ascoli Monticelli batte Isernia 4-0, San Nicolò e Agnonese 2-2 in realtà. Per la doppietta di Tommy Marolda, l'ex Granata in gol anche ieri, che si issa in cima alla classifica dei cannonieri. E la Vispesaro che al 94esimo
Tresimo, batte il Giulianova per 2-1, per una classifica che vede la San Benedettese solitaria, sempre più solitaria in vetta con 38 punti, più 8 sul Matelica, seconda forza del campionato, che quindi a questo punto effettua l'operazione sorpasso sull'Alma Juve, che è a 28 e si mantiene, anzi, finisce terza in classifica. Il San Nicolò quarto a 26, il Monticelli, l'Avezzano a 23, il Chieti, il Campobasso, la Folgore Verga, l'Isernia a 22, la Jesina a 21, la Recanatese a 20, il Castelfidardo a 19, la Fermana a 17, l'Agnonese a 16 punti, la Vispesaro a 15, la Mitennina a 13, chiude il Giulianova a 12 punti, ben fatto ieri dalla Vispesaro nello spareggio. Domenica prossima appunto il derby, Alma Juve Vispesaro, si rinnova il campanile che negli ultimi anni ha sempre visto vincere il Fano, è una Vis un pochino più lanciata, dovrebbe essere una gara equilibrata e naturalmente a Fano tutti sperano che Alma possa risorgere, ma veramente il periodo non è dei migliori. Ora le pagelle che certificano e testimoniano quanto da me espresso poc'anzi, con Ginestra che lascia, gioca un quarto d'ora, sebbene, ecco, sebbene sia completamente immune da Peck nei due gol, si becca l'insufficienza con un 5, Salvato 4, Bartolini 4,5, Lunardini 4, Nodari 4, Torta 4, Sivilla 4,5, Favo 4, Sartori 5, Borrelli 5,5, Marconi 4, Falsaperla 4,5, Sassaroli 6, che verrà ceduto, che verrà lasciato libero in settimana al pari di May, due assenze che saranno sicuramente dolorose, in quanto l'Alma, dopo aver già svincolato Chiacchiarelli e Buongiorno, ha solo immesso nel motore Sartori, quindi sarebbero 4 cessioni fino a questo momento e un solo innesto. Ecco spiegato appunto la delusione per questo mercato che non decolla e sicuramente la società non è esente, non è immune da pecche in questo frangente. Speriamo da qui a giovedì che si corra ai ripari e la società che sta trattando Alex Ambrosini porti a casa, diciamo, almeno un giocatore e un paio di under. Marco Antonini secondo portiere 6, come detto, il mister Alessandrini non ci convince neanche questa volta, anzi secondo noi è un po' l'artefice di questa disfatta del Fano, con scelte spesso inopportune e cervellotiche. Gli diamo 4. Il direttore di gara, che per l'occasione di ieri era sempre di Pistoia, quindi il signor Meraviglia di Pistoia, ha diretto senza infamia e senza lode con un 6.